questa gente, in particolar modo vedere così tanti giovani che sono oggi qui presenti in una giornata, diciamo così, festiva, tra l'altro è una bellissima giornata, ad essere qui e ad ascoltare, parlare di politica, fare dei ragionamenti su quella che è la politica e su quello che sono i vari strati governativi negli enti locali e nel nostro caso della Regione Piemonte. Quindi complimenti vanno sicuramente all'MGP, a Umberto, a Alberto, a tutti quelli che hanno organizzato questa giornata e logicamente saluto anche gli amici Grimoldi, Cavallotto e Giulio Vigna che vengono da fuori provincia, che sono qui oggi insieme a noi. Io logicamente, dovendo parlare della regione come ha parlato poc'anzi il collega Federico Gregorio, non posso che associarmi a quello che ha detto lui poc'anzi e magari, visto che lui ha fatto un passaggio un po' più politico, io faccio un passaggio un po' più, diciamo così, entro un po' più nel merito di quelle che sono le funzioni della regione, anche perché comunque sia giusto che si cerchi di spiegare quello che fa la regione e quello che ci auguriamo possa poi fare in futuro la regione. Le regioni sono uno degli enti locali, come è stato ricordato poc'anzi, che ha potestà legislativa. Tutti i paesi federali, rimanendo all'interno dell'Europa, hanno le loro regioni. Penso ad esempio alla Germania che ha i Land, penso alla Spagna che ha le Comunidad, quindi tutti gli stati europei che hanno un ordinamento di natura federale hanno appunto questo livello legislativo, che nel nostro caso sono le regioni. Regioni che peraltro sono già citate dalla Costituzione che è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, a testimonianza del fatto che, a differenza di quello che ci raccontano spesso alcuni nostri dettatori sul fatto che, mi ricordo all'inizio degli anni 90, quando illustri esponenti politici definivano la Lega un movimento antistorico perché proponeva un ordinamento quale quello federale, voglio ricordare che dal 1 gennaio del 1948, quando è entrata in vigore la Costituzione italiana, all'interno della stessa sono contemplate le regioni stesse. Peccato che poi purtroppo durante gli anni e durante i decenni si sia tardato notevolmente a creare le regioni stesse, che poi al di là di quelle a statuto speciale che sono, diciamo così, hanno iniziato subito a svolgere la loro attività, le altre regioni, la regione statuto ordinario, fra cui c'è anche appunto la regione Piemonte, hanno iniziato la loro attività molto tardi e proprio l'anno scorso abbiamo celebrato quelli che erano appunto il primo quarantennio delle regioni, nel nostro caso appunto della regione Piemonte. La regione, appunto, come ricordava prima Federico, ha anche potere legislativo, quindi la regione fa le leggi a differenza dei comuni e a differenza delle province. E in questi anni, anche e soprattutto grazie a quello che è stato il lavoro che ormai da oltre 20 anni all'interno del Parlamento il nostro movimento fa, si è avuto sempre più una maggiore autonomia da parte delle regioni stesse in quelle che sono appunto le proprie competenze che, come veniva ricordato prima, sono naturalmente in primis quella sanitaria, sia dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria, appunto il piano sanitario che in questi giorni è stato presentato ed è stato diciamo così licenziato con una delibera di giunta regionale, dimostra il fatto che sulla sanità sicuramente le regioni hanno dei poteri notevoli e oltretutto, come è stato ricordato poc'anzi, la sanità, il sistema sanitario rappresenta la più grande fetta di quello che è il bilancio di ogni regione, nel nostro caso rappresenta circa l'83% del bilancio stesso, ma le regioni hanno anche al di là appunto di quelle a statuto speciale che hanno molte competenze in più, ma soprattutto hanno molte risorse in più perché hanno saputo negli anni darsi, diciamo così, far fronte a quello che era il centralismo di Roma con delle argomentazioni forti di natura locale, soprattutto con l'unione di tutte quelle che erano le popolazioni locali, hanno ottenuto comunque delle agevolazioni, delle autonomie sia di natura economica sia di natura di competenze che oggi vi permettono appunto, poi lo vediamo, sono sotto gli occhi di tutti, perlomeno quelle virtuose, quindi quelle che sono collocate nel centro-nord del paese, sicuramente ha portato questo notevole vantaggio per loro. Comunque sì, anche oggi la regione a statuto ordinario ha notevoli competenze e in alcuni casi addirittura competenze se non esclusive, quasi esclusive. E tra l'altro una di queste competenze, cioè fra queste competenze ci sono anche quelle di cui mi occupo io all'interno della giunta regionale, poiché sia l'agricoltura ma sia anche altri settori, quali ad esempio la caccia, sono comunque
competenze di quasi esclusiva competenza regionale. E parlando ad esempio di agricoltura, questo deriva dal fatto che all'inizio degli anni 90, come voi, molti di voi ricorderanno, era stato appunto un referendum che venne poi, in cui vinsero poi sì, in cui si chiedette appunto l'abolizione del Ministero dell'Agricoltura, fatto salvo che poi il Ministero dell'Agricoltura di fatto non è stato abolito, come peraltro era impossibile farlo, si è poi trasformato nel Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali, ma comunque sia, in un campo qual è quello dell'agricoltura, le regioni hanno una vasta autonomia di manovra, una vasta autonomia di, anche dal punto di vista legislativo, ma comunque sia, essendo nel nostro caso, ma così anche come nel caso di molti paesi federali, la regione è il primo ente legislativo, poi comunque deve raffrontarsi con quelli che sono, con quella che è la natura legislativa degli organi superiori, quindi lo Stato, nel nostro caso però lo Stato italiano e poi l'Unione Europea, perché comunque su quasi tutte le normative che noi emaniamo andiamo a muoversi all'interno di un recinto di paletti che sono stati appunto posti dagli organi legislativi superiori e generalmente su moltissime partite si parte appunto da delle direttive europee che sono appunto delle normative che emana l'Unione Europea, che sono appunto delle norme di carattere generale all'interno poi dei quali gli stati membri si muovono dal punto di vista legislativo, quindi emanano le loro norme all'interno di questi paletti e poi a loro volta le regioni emanano i loro regolamenti e le loro norme. Questa stratificazione di norme si vede soprattutto nel campo appunto di cui mi occupo io, dell'agricoltura, poiché molti lustri fa l'Unione Europea fece la scelta di fare una politica agricola a livello comunitario per varie regioni legate a quella che è la concorrenza, a quella che è una diciamo così più condivisa gestione di quella che era e quella che è la politica agricola stessa. E nel nostro caso appunto ci ritroviamo spesso e volentieri come regione a dover far fronte nel campo dell'agricoltura a quelle che sono sì le norme europee, ma quelle che sono soprattutto le norme che vengono declinate a livello nazionale, e spesso ci si ritrova comunque sia a dover gestire delle partite che spesso e volentieri diventa difficile gestire, perché comunque sia chi va a legiferare, comunque chi va a realizzare appunto un recinto di regole a livelli superiori, poi comunque sia non si ritrova a dover far fronte con quella che è la ricaduta di queste norme a livello locale. Ma comunque sia, io devo dire che le autonomie che oggi, al di là di quella economica che speriamo che arrivi presto, ma comunque sia, le autonomie che si hanno già a livello regionale ci permettono comunque sia anche a livello di giunta regionale di emanare quelli che sono gli atti della giunta stessa, che sono appunto le delibere e poi di conseguenza quelli che sono gli atti del Consiglio, quindi sono le leggi e i regolamenti, che appunto ci permette di avere una certa autonomia. E oltretutto io devo dire che le difficoltà superiori noi comunque le incontriamo andandoci a confrontare con quello che è il livello nazionale, perché noi sappiamo benissimo che in questo caso parlo anche naturalmente di quelle che sono le materie di cui mi occupo io, che purtroppo nel passaggio a livello nazionale spesso e volentieri ci si ritrova appunto a restringere eccessivamente quelli che sono i campi in cui si muove l'Unione Europea, e ci ritroviamo poi come regione a dover applicare delle norme che magari in altri paesi riescono ad applicare in maniera diversa e più vantaggiosa nei confronti delle comunità locali, quando magari ad esempio abbiamo appunto dei problemi a livello nazionale nella restrizione di queste norme stesse. E ci siamo già ritrovati a dover seguire queste partite molte volte, ad esempio proprio su sollecitazione di alcuni colleghi della provincia di Vercelli, alcuni mesi fa ci siamo ritrovati a dover gestire una partita che diciamo così di primo acchito può sembrare una cosa di ordinaria amministrazione, ma purtroppo spesso e volentieri così non è in questo paese, perché parlando appunto di una norma legata alla coltivazione del riso biologico, noi ci siamo ritrovati di fronte a una direttiva europea che diceva una cosa e ad un decreto ministeriale che si è ritrovato per diverse ragioni, per diversi interessi e quant'altro, aveva ristretto notevolmente quello che era il recinto che aveva posto l'Unione Europea, e quindi noi paradossalmente in Italia ci ritrovavamo unico paese in Europa a non poter fare certe cose che la direttiva europea invece diceva che si potevano fare tranquillamente. Quindi ho ritenuto opportuno, insieme ai miei uffici, su sollecitazione appunto
colleghi consiglieri della provincia di Vercelli di far fronte a quella che era la direttiva europea che ci permetteva di fare certe cose e non prendere in considerazione il decreto ministeriale stesso e di emanare una delibera di giunta che permetteva a Piemonte di fare come faceva tutto il resto dell'Europa, a differenza di quello che diceva il decreto ministeriale. Quindi è questo appunto il punto, secondo me, è un esempio che ho fatto in maniera molto sintetica perché non sono stato naturalmente ad entrare nel merito della questione, ma è appunto questo un esempio lampante di quello che vuol dire arrivare a vivere finalmente un vero e proprio paese federale, che appunto non si ritrovi a dover ritrovarsi in quell'imbuto di eccessiva stratificazione di enti legislativi che poi può rischiare di farci ritrovare all'interno di queste situazioni che poi hanno anche del paradossale. Siccome comunque non possiamo ogni giorno ritrovarci a dover far fronte a queste problematiche, è chiaro che nel momento in cui ci auguriamo che questo avvenga presto, si possa arrivare finalmente a vivere in un paese compiutamente federale, non più soltanto federale a metà o comunque sia fino a un certo punto, sicuramente potremo avere anche dal punto di vista legislativo, ma soprattutto dal punto di vista economico, molta più autonomia a livello regionale, potremmo fare molte cose di più, perché come dicevo prima ci sono delle competenze che sono di esclusiva competenza regionale anche in virtù di quella che era stata la riforma del titolo quinto della Costituzione, ma poi comunque queste riforme vengono sempre lasciate un po' a metà in questo paese e comunque ci ritroviamo sempre a doverci confrontare, a dover andare giù, ad esempio devo andare quasi tutte le settimane giù in commissione politiche agricole e pur avendo la possibilità dal punto di vista autonomo di fare le cose che ritengo più opportune per l'agricoltura piemontese devo sempre stare lì a confrontarmi con tutte le altre regioni che peraltro spesso e volentieri hanno delle necessità, delle sensibilità, delle tensioni completamente diverse rispetto alla nostra, comunque rispetto a quelle che a noi sono vicine, non solo politicamente ma anche geograficamente, quindi questo è sicuramente una cosa che va sanata e che sicuramente sanerà la riforma federale dello Stato. Concludo facendo una breve riflessione su quella che è diciamo così, su quelle che sono le funzioni della Giunta regionale, fatto salvo il fatto che Federico prima ha detto ciò che fa il Consiglio regionale fa appunto le leggi regionali, tutte quelle che sono le norme di natura regionale, la Giunta è appunto l'organo esecutivo della Regione, in questo caso appunto della Regione Piemonte, ed emana gli atti che sono appunto le delibere e nel caso di quelle che sono le norme del Presidente sono appunto i decreti del Presidente della Giunta regionale che sono appunto le norme che vanno a regolamentare un po' tutti i settori di cui si occupa la regione stessa. La Giunta regionale oltretutto emana anche quelli che sono i regolamenti conseguenti alle leggi regionali, ad esempio nei prossimi mesi porterò in giunta le proposte di modifica del regolamento regionale sulla pesca e del regolamento regionale sulla forestazione, derivanti poi da modifiche di leggi regionali che porteremo prima in Consiglio regionale. Generalmente nel nostro caso, ma presumo anche così in tutte le altre regioni, la giunta si ritrova una volta alla settimana, perché comunque gli atti dei 12 assessori del Presidente, nel nostro caso, che ogni settimana vanno portate all'attenzione del consesso stesso sono molti, perché a parte alcune rare occasioni comunque nel mio caso ogni settimana ci ritroviamo a dover portare 2, 3, 4 atti deliberativi all'interno della giunta che nel momento in cui vengono approvati poi diventano direttamente applicativi e queste norme sono naturalmente di natura di pianificazione su quelle che sono le materie proprie di ogni assessore, poi purtroppo a volte si tratta anche di, diciamo così, di questioni squisitamente formali, ma che comunque si devono avere l'avallo della giunta stessa, come peraltro avviene anche negli altri livelli di governo, quindi sia a livello comunale e sia a livello provinciale. E quindi appunto per ricapitolare, per non essere eccessivamente prolissi, appunto la giunta è l'organo esecutivo, diciamo così, è un po' sulla falsa riga di quello che è il governo nazionale, l'organo esecutivo, di quello che è l'organo invece legislativo a livello regionale, che è il Consiglio, il quale emana le leggi, mentre invece la Giunta emana quelli che sono gli atti, sempre all'interno del recinto di norme di natura di livello regionale, nazionale ed europeo, all'interno della quale gli organi esecutivi, nel nostro caso la Giunta regionale, si ritrovano a doversi muovere.